Buonasera, perché so già che questo video uscirà appunto oggi, lunedì 8 novembre alle ore 21 sul mio canale YouTube. Perché faccio questo preambolo? Perché sono diverse settimane che posticipo la registrazione di questo video. Molto spesso tendiamo a procrastinare e soprattutto a non fare quelle attività, quelle cose, non onoriamo quegli impegni che sappiamo inconsciamente esserci utili. In questo caso, appunto, il video è sì finalizzato a appunto affrontare il disturbo alimentare, ovvero le abbuffate compulsive, il binge eating, e quindi aiutare chi non ha nessuno con cui discorrerne, con cui parlarne, con cui aprirsi, che lo possa far sentire compreso e che quindi possa trovare in questo video una spalla, un interlocutore, un qualcuno che lo legga come fosse un libro aperto. Non è solo questo. Ogni video in cui io parlo delle abbuffate, ogni intervista, e oggi è uscita su Upday appunto la mia testimonianza, ogni intervista che io rilascio, ogni articolo che scrivo, ogni post che pubblico che abbia ad oggetto il binge eating è un esercizio di autoterapia. È un'occasione per guardarsi dentro, è una ulteriore circostanza, possibilità di introspezione. L'introspezione è però difficoltosa e dolorosa perché è come rivivere un certo momento difficile con un'estrema lucidità. La lucidità ci permette di sentire il dolore con tutta noi stessi, totalmente. Mi spiego meglio. Durante la buffata ci si sdoppia. Durante la buffata vi è una prevalenza di quello che è il dolore a livello mentale, a livello psichico, rispetto a quello fisico. Perché? Perché io so perfettamente che ogni qualvolta si viene a verificare una buffata, io non ho quasi mai problemi di digestione. Nonostante io ingerisca delle quantità di cibo umanamente impossibili, umanamente quasi indescrivibili, e non provo vergogna a dire che la quantità di cibo ingerita durante un episodio di abbuffata arriva tranquillamente a toccare le 8.000 calorie. Possono essere 5.000, possono essere 9.000, non conta, perché superato una certa quantità lo spazio nel nostro stomaco è al limite. Quindi quella sofferenza fisica ci dovrebbe essere, tanto più se pensiamo alle circostanze in cui mangiamo fuori, sgarriamo, mangiamo un cibo che è un pochino più unto e facciamo difficoltà a digerire. Io durante il binge non ho mai avuto problemi di digestione. Perché? Perché il dolore psichico è talmente elevato da non portarmi a sentire quello fisico. Il senso di colpa, il senso di annientamento, la vergogna che provo è tale da non farmi sentire il dolore allo stomaco. Al massimo quello che sento è una difficoltà di respiratoria. Perché? Perché la pelle è talmente tirata nello stomaco, nella pancia, che fa fatica a contenere tutto quello che c'è. È come se noi ci mettessimo un pallone da basket dentro la nostra pancia. Se dallo, cioè da un momento all'altro, quindi se da, come se da un momento all'altro noi fossimo incinta di 9 mesi. Quindi sappiamo che quindi la pelle si trova ad uno stato, non è in grado di affrontare e di contenere quella quantità di cibo. Ma sorvolando su questo, perché l'esempio era finalizzato semplicemente a farvi capire quanto il dolore psichico prevalga, sovrasti e vada ad annullare quello fisico, e quanto il dolore psichico sia più difficile da affrontare, perché il dolore fisico è finalizzato a passare. Quello che c'è nella nostra testa, quella vergogna, quel senso di fallimento, quel senso di impotenza, quella, diciamo, perdita di speranza, perché ogni qualvolta si verifica una buffata vuol dire ricadere, vuol dire non andare a
assecondare le proprie aspettative. Vuol dire non raggiungere l'obiettivo, l'obiettivo che per chi soffre di binge eating sa che è un obiettivo che ci accomuna e vive dentro di noi un desiderio, una speranza che chi soffre di questo disturbo ha dal primo momento in cui si è verificato per la prima volta. Se io vi racconto che il mio desiderio ad ogni capodanno da circa 15 anni a questa parte e non ricadere più in abbuffate, questo dovrebbe bastarvi a capire quanto si tratti di una malattia davvero infima, che si insidia, che esternamente non si vede molto spesso. Ok, si può vedere, sì, ormai io essendo, avendo messo sulla piazza totalmente questo disturbo, avendone parlato, molti possono appunto supporlo che si siano verificate certe abbuffate, certi episodi, certe ricadute. Da che cosa? Da un gonfiore del viso, da un gonfiore delle mani, da un gonfiore fisico, però comunque sia è perché ormai è un qualcosa di noto. Però una persona che non presta tutta questa attenzione a degli sbalzi, diciamo dei cambiamenti fisici, non se ne accorge. Quindi, a differenza dell'anoressia, a differenza di un disturbo alimentare che distrugge il corpo esternamente e non solo interiormente, al punto tale da, diciamo, far suonare questo campanello d'allarme perché giunti ad un peso prossimo quindi alla morte. Perché non bisogna avere paura di parlare di questo, perché la realtà dei fatti è questa. La realtà dei fatti è che i disturbi alimentari possono portare alla morte. E la realtà dei fatti è che i disturbi alimentari, per essere curati, devono essere affrontati sotto ogni punto di vista, sotto ogni sfaccettatura. Non è solamente quella alimentare, non è solamente la dieta. Perché riprendere a mangiare in maniera normale non significa andare a eliminare il verificarsi della abbuffata. Perché questa non dipende esclusivamente dal rapporto col cibo, ma dipende da quella che è una ferita che non riesce a chiudersi, che non riesce a rimarginarsi interiore. E non deve nemmeno essere affrontato solo ed esclusivamente dal punto di vista cognitivo-comportamentale, come certi terapeuti fanno. E premetto, io non sono una terapeuta e non ho nessun titolo in merito, ma penso di avere la possibilità o comunque sia il diritto di parlarne, visto che è un qualcosa che mi ha coinvolto, mi coinvolge, mi riguarda in prima persona, che essendo un disturbo così complesso, debba essere affrontato dal punto di vista alimentare, quindi dal rapporto col cibo, dal punto di vista cognitivo-comportamentale, dal punto di vista emotivo, quindi la capacità di andare ad identificare le emozioni, di andarle ad accettare, accogliere, abbracciare, dare un nome all'ansia, interloquirci, parlarci, dare un nome a quella che è la depressione di certi momenti, accettare la malinconia, accettare degli stati d'animo piatti, accettare che non si possa essere sempre in up, che non si possa correre costantemente e non si possa sempre essere al top. L'accettazione di questi stati d'animo che persone che soffrono di disturbi alimentari tendono a scacciare e a mettere a tacere, e anche eventualmente una terapia che possa essere comunque sia anche farmacologica, perché ragazzi non c'è da vergognarsi. Io per esempio c'è stato un certo periodo di tempo in cui ho assunto il Prozac, poi non ne ho giovato, sono sincera, però i tentativi possono essere tanti. Ho assunto magari altri antidepressivi, poi comunque si sa che non sono quelli la soluzione, o perlomeno la soluzione. La possibilità di guarigione deriva solo ed esclusivamente da quella che è un'azione a 360 gradi, una estrema volontà, consapevolezza, desiderio di vivere, ma di vivere davvero e non sopravvivere. Potersi svegliare la mattina senza avere paura del cibo, ma non del cibo nel fare la colazione, senza avere paura dell'essere dominati dal cibo, perché nel momento stesso in cui si
si cede ad una buffata, la propria giornata va a rotoli. Il soggetto, e parlo del soggetto non a caso perché io stessa non mi sento in questo momento, nel momento in cui ne parlo, la Francesca delle abbuffate, in questo momento sono la Francesca che analizza, quindi la Francesca terapeuta, terapeuta di se stessa. Nel momento in cui decidi di cedere alle abbuffate, ti distruggi. Ci sono due persone, la Francesca, la persona che si vuole distruggere, la persona che si vuole sentire in colpa, la persona che si vuole autosabotare, la persona che vuole dirsi vedi, vedi che non sei in grado di assecondare le tue aspettative, vedi che non sei in grado di vivere la vita in maniera normale come le altre persone, vedi che non sei in grado di raggiungere gli obiettivi che ti imponi. E anche il termine imporre non lo utilizzo a caso, perché è proprio conseguenza di un ripetersi di imposizioni, è conseguenza di parole cattive, prive di alcun tipo di tatto, che noi ci ripetiamo nella nostra testa, perché se io ipotizzo di trattare un altro come tratto me stessa, sfido io che non mi tira due schiaffoni. Sfido io che non mi ammazza. Perché? Perché la cattiveria con cui io mi giudico, il rigore, l'estrema freddezza e mancanza di comprensione con la quale io appunto mi giudico, mi analizzo, mi guardo allo specchio, è tale da essere insopportabile. E i momenti dei selfie, i momenti in cui posto la foto, sono una foto su Instagram, una foto che possa essere anche di una persona fiera di sé che si piace, perché non nego che comunque sia mi piaccio, allo stesso tempo mi odio, quindi ci sono è proprio qui che si comprende lo sdoppiamento. Quelli lì sono degli istanti ed è quel poco al quale uno si aggrappa per poter andare a dimenticare il dolore che si prova quotidianamente, le parole cattive che ci si dice quotidianamente, ovvero no, vedi come sempre c'è chi segue la dieta, tu non sei in grado di seguire la dieta, tu perché hai bisogno di riposarti, perché oggi sei malinconica, perché non riesci a fare quella cosa lì, una volta che raggiungi un obiettivo te ne devi imporre sempre un altro superiore, un altro maggiore, porsi sempre, confrontarsi sempre con gli altri, paragonarsi sempre con gli altri, sentirsi costantemente come competitore, non ho neanche le parole per descrivere, cioè è come se ci si sentisse su un ring però in cui ci sei te e tutte le altre centinaia di persone, ma tu sei quella che soccombe, mentre in realtà esternamente vieni percepita come una persona dalle mille risorse, forte, determinata, in grado di raggiungere i propri obiettivi, che sorride, che si rialza, che ha una grinta e un'energia indescrivibile, fuori dalla norma, fuori dal comune. Ma tu in realtà dentro hai la bambina che in te è una bambina che non hai mai ascoltato, è una bambina che metti a tacere, che schiaffeggi e che insulti tutti i giorni. Quindi io ritengo che l'unico modo, ora a distanza di 15 anni, perché ormai sono 15 anni che ne soffro, ci sono periodi in cui non si verificano proprio più abbuffate e questo è sintomatico, indice della, diciamo del progresso, della maturazione e del miglioramento che sto facendo, della crescita. Io penso che l'unico modo per poter uscire da questo disturbo alimentare sia cercare di agire appunto a 360 gradi, come dicevo prima, chiedere aiuto, rivolgersi a terapeuti, ma non gettare la spugna se la prima terapia non dà i risultati che si desiderano, perché non è il terapeuta non sarà colui che vi darà lo strumento per non abbuffarvi, il farmaco non sarà il modo che non vi farà abbuffare. Lo sport non sarà la soluzione, la dieta non sarà la soluzione, il raggiungere i vostri obiettivi a livello lavorativo non saranno la soluzione, perché voi comunque rimarrete sempre imprigionati in voi stessi, nella vostra testa. Quindi il modo per poterne uscire è aggrapparsi alle relazioni umane, dare ascolto alla bambina o al bambino che è in noi, dare ascolto al lato fragile.
e cercare appunto di non nutrire solo ed esclusivamente la nostra determinazione, la nostra forza e la nostra ambizione, che sono senza dubbio dei pregi, ma dare il giusto respiro e la possibilità di esprimersi anche alle nostre fragilità, alla nostra malinconia, alle giornate no, alla nostra stanchezza, assecondare anche la nostra voglia di dolce, non sentirci sbagliati se un giorno non ci vogliamo allenare, non sentirci sbagliati se per un periodo, che possa essere anche non soltanto un giorno, noi perdiamo il nostro spirito creativo, anche a livello lavorativo, cioè io nel mio ambito creo contenuti. Ragazzi, non si può essere costantemente ispirati e io non mi devo sentire sbagliata se nel momento in cui non sono ispirata, i profili sui social producono soltanto contenuti nuovi e che attraggono. Perché io in quel momento ho bisogno di ascoltare altri lati di me. Noi non possiamo essere automi, non siamo macchine, siamo persone dotate di migliaia di sfaccettature, di forze e di debolezze, e le nostre forze esistono solo ed esclusivamente grazie alle debolezze. Quindi dobbiamo cercare, appunto, man mano che il tempo, appunto, avanza, che noi cresciamo, di, diciamo, sì, aggrapparci a degli scamotaggi che possano aiutarci a evitare la buffata nel breve periodo, nel breve termine. Ma allo stesso tempo noi non possiamo sempre riempire le nostre giornate con cose da fare per non ricadere nella buffata, perché prima o poi si ricade. Noi per poter uscire dalla buffata dobbiamo sì, ok, aggrapparci a questi escamotage che possono essere andarci a far fare un massaggio, andarci a mangiare un gelato in compagnia, informando il compagno, informando la persona, l'amica che sia a rischio di abbuffata, e quindi ti mangi quel gelato lì, ma poi rimani con questa persona che sarà in grado di fermarti, che con le sue parole, che con la sua compagnia, che con la sua presenza ti impedirà, perché la abbuffata si verifica quando si è da soli, ti impedirà di farti del male. Possiamo andare in palestra quando siamo sul punto, possiamo metterci a leggere un libro, possiamo andare a verniciare un muro che è da tempo che vogliamo verniciare, fare le pulizie di casa, fare qualsiasi cosa. Però ci saranno sempre i momenti in cui noi saremo talmente tanto stanchi, talmente tanto esausti da non essere in grado e non aver voglia di fare nulla. E quindi dobbiamo anche essere in grado di dare appunto lo spazio, il respiro, la possibilità di esprimersi alla parte fragile che è in noi, alla parte che è meno forte, meno determinata, meno positiva, meno energica, meno che vede tutto nero. Dobbiamo ascoltarla, darle il tempo di esprimersi e aspettare che la tempesta passi. Penso che l'unico modo per poterne appunto uscire sia chiedere aiuto, rivolgersi alle persone che ci vogliono bene, rivolgersi in maniera però estremamente chiara. Sforzarsi di dire in che cosa consiste una buffata, dire se successivamente si va a vomitare, dire quali sono gli altri escamotage malsani che si sono messi in pratica per evitare le abbuffate. Perché solo mettendo, anche facendo soffrire chi abbiamo di fronte, solo mettendo al corrente chi abbiamo davanti della terribile malattia della quale soffriamo, si può far capire quanto è grave la situazione e quanto bisogno di aiuto noi abbiamo. Se tendiamo noi stessi a sminuire il problema, come possiamo pretendere che chi è davanti a noi ci aiuti in una normale giornata, per esempio in un lunedì in cui tu stai per cadere in una buffata, alzi la cornetta e chiami tua sorella o una tua amica che sta lavorando, un'amica con la quale c'è un rapporto estremamente diretto, e ipotizzo io, mi ipotizzo perché comunque ho un carattere molto, spesso sono abbastanza
burbera, non so, magari non lo notate, però se io sto lavorando, sto studiando, sto facendo qualcosa che mi richiede concentrazione e qualcuno mi chiama, io rispondo dimmi, dimmi con un tono che intimorisce, che allontana. Se al di là del telefono c'è una persona che ha bisogno di aiuto, quella persona deve tirar fuori le unghie e dire: fra, ho bisogno di te, fra, sto per ricadere nella buffata, senza chiudere il telefono e dire no, no, niente, scusa, perché in quel momento so che si è deboli. Quindi siccome le persone che io potrei chiamare per potermi aiutare in queste circostanze sono persone come me, io devo essere consapevole, devo aspettarmi che la prima risposta non sia ciao tesoro, dimmi, hai bisogno, sì, sono qui per te. No, perché so già che le persone che io eventualmente posso chiamare per potermi aiutare sono persone tendenzialmente appunto impegnate, persone che mi vogliono bene, che sono come me, che però corrono e hanno da fare. Ma se io in quel momento ho davvero bisogno di aiuto, non devo aver paura di un iniziale muro. Io devo sfondarlo quel muro, devo far capire che sono in difficoltà. E la persona che ho chiamato, nel momento in cui capisce che io ho bisogno di aiuto, so già che verrà il soccorso. Perché? Perché io lo farei. Perché io all'inizio posso rispondervi con dimmi, sto lavorando, cosa c'è? Ma se dietro sento, anche solamente dal vibrare delle corde vocali, che c'è un vero bisogno di aiuto, io mando tutto all'aria, lascio tutto così com'è per accorrere in aiuto. Perché per quanto io possa essere dura, per quanto possa essere ambiziosa, determinata e guardare dritto l'obiettivo, so già, cioè so che cosa vuol dire avere un problema, qualsiasi tipo, possa essere una buffata o di qualsiasi altro tipo, e so anche che l'unico modo per uscirne è avere qualcuno di fianco che ci ferma. Perché la forza di volontà in questi casi non basta. E perché se continuiamo a voler uscire da un problema da soli, senza chiedere aiuto, purtroppo le cadute, il fallimento saranno all'ordine del giorno. Io sono contentissima di essere riuscita a girare questo video. È stata una seduta di autoanalisi, autoterapia. E mi impegnerò, e lo dico col cuore in mano, mi impegnerò a farli con costanza, perché, e ho i brividi mentre lo dico, non sopporto che l'idea che ci siano persone che vivono le giornate nere che posso vivere io, e siccome siamo tante, non sopporto l'idea di non avere nessuno con il quale parlare che ci possa capire. Quindi vi accolgo a braccia aperte, vi aspetto qui sul mio canale, potete scrivermi un'email, potete contattarmi su Instagram, perché il supporto da parte mia ci sarà. E magari, anche se le richieste sono tante, ci metterò tempo, comunque cercherò con questi video di essere una spalla virtuale sulla quale piangere, essere un'amica che vi parla di un problema che vive o ha vissuto, per quanto ora sia più limitato, ma non nego il verificarsi di certi episodi, per quanto magari possano anche intercorrere settimane dall'uno all'altro, ma il dolore che si prova è comunque sia forte. Possono passare 2 settimane da un episodio, possono però anche verificarsi 3 episodi in una settimana. Tutto dipende da quanto noi diamo ascolto alla parte fragile che è in noi. Io mi auguro una splendida serata, spero che questa settimana sia portatrice di belle cose, belle notizie, e vi abbraccio, vi bacio, e sappiate che non siete mai sole e soli. Vi lascio anche il link dell'intervista che ho rilasciato per Upday proprio sul binge eating. Ciao e al prossimo video.